E agli sgoccioli del 2013 siamo sempre nel Digital Jockey Lab di Ferrara, ragazzi, a vedere la Hercules Air versione iPad. Non la vediamo con DJ Uset, che è il software che vedete qui raffigurato sulla scatola, perché l'abbiamo già visto in un altro video, ma la vediamo oggi con Cross DJ, un'applicazione fatta dal team di Mix Vibes, che è un'azienda francese famosa per il software per PC e per Mac, che recentemente è passata anche a fare la versione iPad e iPhone, e addirittura hanno fatto la versione Android, che è la prima veramente completa sulla piattaforma Android. Però sulla versione Android manca tutta la parte MIDI. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è possibile ancora su Android interfacciarsi con un controller, cosa invece è possibile su iOS, che è il sistema operativo della Apple per i dispositivi portatili. Quindi su questo iPad è possibile lavorare, per esempio, come facciamo oggi sulla Hercules Air. Quindi tutti i comandi, mixer, control, jog, scratch e tutti i comandi praticamente vengono, la console pilota il software dell'iPad. Com'è possibile? È possibile collegando questo adattatore, che è l'adattatore Camera Connection Kit della Apple originale, collegato USB a un doppino USB. Vedete qui ci sono due cavi, uno va all'iPad, l'altro va a prendere l'alimentazione da un alimentatore USB classico da telefonino, e a questo doppino c'è un cavo che va a collegarsi alla USB classica del controller. Praticamente questo alimentatore funziona da alimentatore per il controller. C'è da dire che l'iPad non viene ricaricato quando facciamo questo tipo di collegamento, ma sappiamo che un iPad carico fa parecchie ore con la batteria, quindi non è un problema. Cross DJ è una delle varie, non possiamo dire ancora tante, perché le applicazioni fatte bene per mixare anche nel mondo di iPad ce ne sono 5-6. C'è Traktor, c'è Cross, c'è DJ Uset, che è recentemente uscito, c'è DJ Player, ma non ce ne sono tantissime. Però fra quelle per mixare è una, diciamo, delle più complete. Se la batte, diciamo, con DJ di Algorithm, che è uscita per prima ed è anche quella un po' più bellina, infatti un po' secondo me se le copiano tutte. Però con DJ non sappiamo perché non si è riusciti a far funzionare la Air, invece con Cross DJ funziona perfettamente, perché vedete tutti i comandi rispondono. Si può anche utilizzare la scheda audio del controller, quindi l'uscita audio del nostro controller e l'uscita della cuffia sono separate, potete avere il preascolto, potete uscire e in pratica utilizzate la scheda audio della console e non quella dell'iPad, che infatti, come vedete, l'unico connettore collegato è proprio quello della USB. Ora chiamo qua il buon Animal DJ, che si è portato dietro l'iPad e conosce l'applicazione meglio di me, quindi do un attimo la parola a lui e ci spiego un attimo questa applicazione qua, cosa permette di fare, le funzioni, vediamolo un attimo nello specifico. Allora, come hai detto te, sostanzialmente si copiano tutte un po' tra di loro, quello che troviamo in Cross lo troviamo anche nelle altre, quindi di base vediamo un attimo, non c'è però niente, cosa si riesce a fare per chi non ha mai visto un'applicazione per DJ su iPad. Cosa puoi fare sull'iPad? Sull'iPad la Cross per iPad è suddivisa in tre sezioni: deck A, deck B, e al centro abbiamo la sezione mixer. Forse due piatti, un mixer alla fine. Esattamente. O due CDJ. Infatti due anche, anche la grafica ricalca, diciamo, l'estetica di due giradischi con in mezzo. Sì, addirittura la cover viene caricata all'interno di questo disco virtuale, come vedete. Sì, ci sono delle impostazioni all'interno delle impostazioni, per cui poi io posso espandere la cover in modo... c'è un po' di grafica, diciamo. Sì, sì, diciamo che è molto completa. Quindi noi abbiamo, sia su tutti e due i deck, abbiamo controllo del pitch. La velocità della canzone, come vedete, la posso variare. Questo è il fader, che fa più o meno, in questo caso... 4, però è estensibile fino a 16, se non ricordo male. 6, 8... 16, no, c'è anche il 32%, e poi passa il classico 100% per fare dei particolari effetti. Ecco, ogni tanto danno degli errori MIDI, è una piccola particolarità. Sì, c'è qualche errorino anche l'avvio, ragazzi, ve lo diciamo. C'è da dire che questa è la versione ultimissima, quindi può darsi che qualche bug se lo siano lasciati scappare. Non è di solito li sistemano nel giro di poche settimane. Sì, gli aggiornamenti per le applicazioni, ormai siamo abituati a aggiornare continuamente applicazioni, quindi magari domani c'è l'aggiornamento, mentre facciamo il video c'è l'aggiornamento e c'è già la risoluzione al problema. Esattamente. Comunque potete anche sentire che, nonostante che abbia dato un errore, non è successo niente, perché l'audio continua ad andare. Esatto.
come dicevamo appunto, deck A, deck B, abbiamo il pitch fader per ognuno di loro, abbiamo la possibilità di cambiare la visualizzazione della jog nella visualizzazione del controllo degli effetti. Sono gli effetti di cui ci è abituato Cross, quindi abbiamo qui subito in default abbiamo il classico, ecco. Low pass spin. Prova un filtro, intanto la mixi con quell'altra, con le pad, ci vediamo come viene. Aspetta che Tagli play, vediamo su col volume. Sì. Ecco, una delle cose un po' fastidiose usando i touch screen è che se hai le mani un pochino sudate o unte, i comandi vengono presi un po' male. Come dicevo, abbiamo una sezione dedicata agli effetti, adesso magari ci spostiamo là per farla sentire meglio, che possiamo sceglierli, nel suo menu abbiamo il low pass, l'high pass, echo, delay, phaser, x-phaser, flanger, jet, transfer, chopper, crash, sono sostanzialmente quelli che abbiamo già. Il classico flanger, che sono me quelle persone conoscono, fai sentire un attimo, vedi, questo è il classico effetto tipo CDJ 100 jet per intenderci, quindi modulate praticamente due parametri dell'effetto in base a dove vi posizionate il vostro dito. Sì, tra altre cose in questo caso l'effetto può essere attivato semplicemente premendo sul display, oppure può avere la funzione di hold, vi rimane dove l'avete lasciato e continua ad applicarsi bene. Esattamente, la jog la si manipola come qualsiasi altra jog, fare uno simile scratch, insomma. In questo caso possiamo fare lo scratch, se no in questo caso possiamo fare il bending, quindi potete accelerare e decelerare la traccia per mettervi a tempo con quell'altra. Esatto. Viene bene. Nella sezione sotto c'è il crossfader con i tasti di Q, play e sync, quindi un trasporto tradizionale. Sopra abbiamo tre sezioni, abbiamo una sezione che è suddivisa in tre sottosezioni. La prima, che è quella di default, sono i loop, che possono essere impostati in maniera rapida così. E ti fa quattro battute. Quattro battute, lo posso allungare, accorciare. Premi e ripremi, se no c'è lo slip che mi permette di fare quello che tutti conoscono come lo slip roll oppure il loop roll, provalo che si capisce. Esatto. Intanto la canzone va avanti. Sì. E possiamo accorciarle come ci fa più comodo. Subito sopra abbiamo la seconda sottosezione, che è quella dedicata agli hot cue. Ne abbiamo in questo caso 6, ce li possiamo impostare come gli pare. Tra altre cose sono colorati qua, a differenza di altri software. Sugli amici tutti vicini, ma sulla waveform qui sarebbe possibile vedere che insomma sono sparsi per la canzone, quindi puoi richiamare al volo 6 punti della traccia. Sì. Provala magari. Ma vedete? Potete saltare al volo in vari punti. Subito sotto invece c'è una funzione molto comoda, che questa invece è caratteristica per il momento solo di Cross, quella di sistemare la griglia in caso che l'analisi sia stata fatta in maniera errata. Questo è un lavoro più offline da fare a casa. Sì, assolutamente, questo è un lavoro da fare offline, perché o se no, se proprio c'è da fare quella giustatina mentre stai preascoltando. Però è una funzione carina, perché tutti gli altri invece bisogna fare prima l'analisi e poi sperare che sia corretto. Sicuramente se usi un iPad che non hai collegato un hard disk da 1 tera o 2 tera, non hai certo dentro tutta la tua collezione musicale, quindi comunque a casa devi esserti preparato. Sì, averti selezionato quali tracce utilizzare per il tuo DJ set, già che ci sei ti metti lì e metti un po'. Anche perché un po' tutti i software purtroppo hanno il difetto che sono un po' pesantini nella fase di analisi, quindi sostanzialmente se non è preparata prima c'è un momento di panico in cui la traccia ci mette il suo tempo a caricare. Poi rimane cosa? La parte alta, direi, dove facciamo vedere la waveform. Ma volevo far notare anche una particolarità del mixer, che di solito tutti quanti ammassano la roba per fare È vero, mancano i toni nelle tonalità. No, ci sono, perché c'è una sezione, una sottosezione dedicata soltanto ai volumi, una sottosezione dedicata ai toni, e poi c'è una sottosezione che è dedicata. Sono tre. Le tre sezioni del mixer. Ma la terza è più dedicata alla, per esempio se il key lock, oppure se l'automix, il record, perché può registrare. Diciamo. Sì.
è un, più una sottosezione del, di sistema che è proprio dedicata al mixer, però abbiamo equalizzatore e volumi, tutta roba separata in modo da per non ammassare tutto, come dicevi. Esatto. Sopra invece abbiamo le due waveform delle due tracce colorate, gialla per il deck A, quindi quello di sinistra, mentre arancione per quella del deck B di destra, nella, nella classica tradizione di cross. Abbiamo questo indicatore qua che sostanzialmente è quello che tutti conosciamo, di capire se sei a tempo. Diamo un play, un sync, sì. Vedete, una volta che le canzoni sono a tempo, vedete, le waveform sono, i picchi della cassa sono uno sopra l'altro e i due dischi girano insieme. Questo vuol dire che una canzone è a tempo con l'altra, quindi in teoria, se saliamo un po' col volume, come sentite, sono a tempo, quindi potete mixare una canzone all'altra con un paio di dita, vi aiutate tra le regolazioni delle Q e dei fader, potete passare da una all'altra. Tra altre cose, multitask, chiaramente, e quindi tranquillamente quantizza. Quindi è possibile ha tutte le funzioni di sync tipiche di cross, quindi quantizza allo snap. Se la waveform è perfettamente sincronizzata, si può scegliere anche tipologie di sync. Da quel punto di vista lì è molto ben fornita. Poi nella sezione proprio alta alta, ai lati dell'indicatore di sincrono, abbiamo il nostro display dove vediamo le informazioni relative alla traccia, BPM, durata. Poi sai i tasti per caricare in questo caso, e poi abbiamo altre tracce. Sì, abbiamo anche la possibilità del caricata proprio nel deck. Ecco, come dagli play. Diciamo che Animal DJ deve ancora fare un po' pratica con l'iPad, che mi ha combinato un po' di casini. Sì. Però diciamo che comunque l'applicazione è completa, potete per ascoltare in cuffia una traccia e l'altra e farvi dei mixatini simpatici o per giocarci a casa. Ma guarda, oppure tranquillamente per fare una qualche seratina in un qualche piccolo locale. Non vi aspettate qualità audio fantasmagoriche, non ci fate quello che fate con un computer. Ma anche se sei così a casa di amici a fare una festa, va benissimo. Esatto. Non è che... Sì, non siete tra l'altro vincolati a comprare per forza il controller, eh. Potete tranquillamente attaccare il giacchettino audio all'uscita e non fate il prescotto. Ma guarda, io addirittura lo uso con un cavetto della Belkin proprio per emergenza, su qualora durante la serata mi succede qualcosa, ho già pronto l'applicazione, che avete sdoppiato e fai il prescotto e basta. Beh, insomma, abbiamo visto anche Cross DJ che funziona, abbiamo qualche problemino sul MIDI che metteranno, speriamo, a posto, perché ogni tanto sicuramente fuori qualche errore. Siamo sicuri che non è colpa del controller, perché l'abbiamo già provata con DJ Houston e non ha dato alcun problema, quindi il problema è indubbiamente qualcosa. Ma tra le altre cose l'hanno introdotto da pochissimo, quindi mi pare nella versione precedente, quindi qualche cosa ancora è rimasta. Bene, dai, comunque sappiamo che tanto l'applicazione, come dicevo prima, le aggiornano spessissimo. Sì, sì. Cercatela in rete, nell'App Store, se c'è qualche aggiornamento. L'applicazione, ti ricordi cosa costa? Anche lei è nell'ordine dei... Sotto i $5, giù da lì. No, siamo tra i 10 e i 20. Non vorremmo sparare numeri sbagliati, comunque sì, siamo comunque a cifre ragionevolissime. Come tutti gli altri, comunque va in base alle festività, a quanto ha venduto sotto. Sì, ecco, magari tenete d'occhio il prezzo, che ogni tanto è in offerta e costa una cavolata. Addirittura io credo di averla, siccome l'ho comprato sempre su App Store, anche Cross DJ per Mac, mi è arrivato un share ai suoi tempi per scaricare, ecco, anche l'altro. Intanto sono queste offerte. Che era appena uscito, tra le altre cose. Va bene, dai. Ringraziamo ragazzi, Air con iPad, abbiamo visto anche questa. Okay. Al prossimo video. Ciao.